Benedetto, buongiorno. Buongiorno. Non si dovrebbe dire, ma lo dico, 29 anni, leccese, giovane leva di Forza Italia, che è venuta qui, è salita su da Lecce ieri sera e oggi ci aiuta a capire che cosa succede sul fronte di Berlusconi. Visto, c'è il quadro. Cioè, gli elettori di Forza Italia si sentono un po' più traditi. Ho questa sensazione. È vero, è vero. È vero o no? Sì, sì, è verissimo. Anche la soluzione di Silvio Berlusconi è stato un atto giusto e dovuto, ma questo non ha risolto i problemi del centrodestra. Non va tutto bene in Forza Italia. È ipocrita chi può dire no, adesso tutto è risolto. Abbiamo un grandissimo problema di classe dirigente, abbiamo un grandissimo problema di credibilità, oltre che di divisioni. Se volessimo veramente ripartire, dovremmo dare uno scossone importante. Anche di rinnovamento e soprattutto essere poco moderati, perché vede, l'accezione che si ha oggi dell'essere moderati sono quelli che sono quasi buoni, quasi bravi, che poi non sono nulla. Oggi invece ci vuole molta convinzione. Mai fidarsi dei moderati, lei dice. Mi fido di chi parla di cose concrete, chi non è populista da una parte, ma anche chi dice il quasi buono mi terrorizza. A me piace chi va fino in fondo e non ho paura del leaderismo. Lei è salviniana. Ancora più concreta. La vedo per l'alleanza. Io voglio ancora più concreta di Salvini. Perché vede, anche gli slogan meno tasse e meno immigrazione a me non portano nulla. Sì. Quello che io invece vorrei, a me il leaderismo non dispiace e non ho paura della deriva leaderistica, come dicevamo prima. Anzi, di Renzi mi spaventa che lui non è per nulla così determinato, ma che anzi lui fa delle bellissime riforme in 140 caratteri, fa i tweet, ma poi in realtà si perde in un bicchiere d'acqua, perché i 100.000 precari che sta... No, una sola cosa, i 100.000 precari che sta in questo momento regolarizzando non è una sua volontà, ma è la volontà di quella che è stata una sentenza della Corte Europea del 26 novembre 2014. Federica, ma lei parla senza ascoltare, cioè ha messo la macchinetta. Guardi, noi possiamo parlare poco rispetto a voi, quella volta fateci parlare.